domenica 25 gennaio, apertura a Porcari del grande carnovale. Un po' di domenica insieme per festeggiare qui in Lucchesia questa bella festa. E direi che abbiamo imparato dai nostri amici che lo sanno fare veramente bene. Allora, la banda, sindaco, incontreremo il parroco, perché è un carnevale legato alla parrocchia di Porcari, e soprattutto tanti bambini che si divertono, tanti amici, vedete quanta gente che c'è là? Questi sono tutti gli amici del carnovale di Porcari! Si tratta di capire, perché qui si dice carnovale porcarese, no, carnevale, no carnovale. Oh no, Porcari è carnovale, come dicevano sempre in vernacolo i nostri vecchi. Ah, ormai quindi era... Sono 36 anni che nell'edizione moderna il carnevale viene fatto così e viene chiamato carnovale, ma già i vecchi prima, nella loro semplicità, in paese organizzavano delle sfilate con la banda di maschere e l'hanno sempre chiamato carnovale. Quindi 35 anni questo? 36 per l'esattezza nella versione, diciamo, moderna, da quando è iniziato, che la parrocchia l'ha organizzato in maniera abbastanza strutturata. Lei sarebbe una sorta di Pierrot forse? Pierrot, non tanto triste, ma mi voglio divertire oggi, però insomma Pierrot, diciamo. E buon divertimento, grazie. Buon carnovale! Grazie anche a voi! E poi al carnovale di Porcari c'è il trucca bimbi. Sì. Ma questi bambini cosa vogliono? Come vogliono essere truccati? Vabbè, il tema principale è Frozen quest'anno, per i bimbi specialmente. Eh sì, bisogna, io ero rimasta Topolina, Paperino. Bisogna aggiornarsi, bisogna. Cosa hai te? Cosa ti sei fatta fare sul viso? La farfalla. E invece sei la sorellina? Tu cosa ti sei fatta fare? Frozen. Frozen, la farfalla. Buon carnovale! Grazie. Io pensavo che la schiuma non andasse più di moda al carnovale. Ma guarda come ti hanno conciato. Lo so. Cioè, c'è stata una battaglia. No! Vede? Vede? Sei la vittima. Sono la vittima di tutti. Ho capito. Come ti chiami? Margherita. Margherita, difenditi, vatti a difendere con la schiuma. Il popcorn al carnovale, ma è il popcorn, guarda anche che moderna la popcornessa col telefonino. Chi parla, signora? Chi c'è? Giulietta. Siamo in televisione, dica Giulietta. Giulietta, siamo in diretta su Di Lucca TV. Ci manda i saluti a Giulietta? Sì, tanti saluti. Ecco. E venite al nostro carnevale. Ecco, bello, queste cose estemporanee. Che profumo di popcorn! Le vuole. Certo che, signora, quando si regala... Zucchero filato, ci abbiamo tutto! Tutto! No, facciamo lo zucchero filato, è troppo bella sta cosa. Lo zucchero filato! Taccatato, mondo gridando! Finalmente è pronto! Come si chiama? Antonietta. Antonietta, ti amo! Grazie! Ma questo però lo regalo... a delle bambine questo, guarda cosa ti regalo, lo vuoi lo zucchero filato? No, neanche la più grande? Oh, che bella sta cosa! E naturalmente al carnovale non possono mancare i gonfiabili, dove bambini, scarpe tolte, dove bambini rigorosamente, cosa sei tu, una farfallina, cosa sei? Un fiore? Sì. E invece tu cosa sei? Un leone, un gatto, un topo? Io sono zebra. È una zebra, mi sembra di aver capito. E là c'è forse nascosta una principessa. Principessa. Principessa sul gonfiabile. Dalla mammasita, tacata. Dalla mammasita con tu tacata. Dalla mammasita, tacata. Dalla mammasita con tu tacata. Mi sono fatto investigatore e ho scoperto chi ha venduto le armi improprie per annaffiarmi di schiuma. Sei stato tu, eh? Certo, certo.
Questa è schiuma. Stelle filanti. Ah, stelle filanti, no, a me mi hanno schiumato. Ma noi non si usa. Questa non si può vendere, cosa proibita è? Proibitissima. Quindi non siete state voi. No. Allora voi stelle filanti. Stelle filanti. Ok, allora continua la ricerca di chi mi ha schiumato. Ina che c'è, come ti chiami? No, cosa sei? Un orsacchiotto, una principessa? Un cagnolino. È un cagnolino silenzioso che non abbaia. Arriva Biancaneve, guarda com'è bella Biancaneve e la principessa. Tu sei Biancaneve? Che vieni da molto lontano, Biancaneve? No. Ma il principe dov'è Biancaneve? È morto. È morto il principe. Abbiamo cambiato la storia addirittura. E invece tu che sei una damigella, cosa sei? Sono una principessa, questo non è un costume proprio da principessa. Ma noi oggi facciamo che sei una principessa. Sì. Ma e il principe è morto anche il tuo di principe? Sì. Ma vi rendete conto le nuove generazioni? Già il principe è morto. Non so più cosa pensare. Sono delle bambine bellissime, ma che vestito, venite, fatevi vedere. Tu come ti chiami? Marta. Ma questo che vestito è con tanti colori? Sembrerebbe la bacchetta magica. Fata arcobaleno. Ma la fata arcobaleno fa delle magie particolari? Sì. Allora facciamone una, che magia facciamo? Non lo so. Al babbo dice fai sparire. Cosa ha detto il papà? Fai sparire la pancia al tuo papi, Marta. Proviamo a far sparire la pancia al babbo. Proviamo. No, questa ci vuole. Io penso ci vuole una bacchetta più importante, eh? Dice di sì. E invece questa bambina? Spagnola. Spagnola? Ma sai cantare qualcosa in spagnolo, ballare? No. Canzoni di Violetta. Sa le canzoni? Tutte le canzoni. E ti pareva Violetta la conoscano tutti? Vuoi cantare? No, grazie. Sono già truccate loro però. La magia della fiera di beneficenza. È una magia la fiera di beneficenza. Cosa dice? Si vince delle cose belle e più si fa della beneficenza. Allora, sapete a chi viene, chi vengono donato e ricavato? Viene donato per le missioni di Suora Elsa, cioè delle Suore del Santo Nome e del Bianucci, che sono in Brasile. Sono due missioni che sono in Brasile. Ecco, questo mi piace, così abbiamo detto, no? Uno dice ma a chi vanno questi soldi? Non l'abbiamo detto. Allora buon lavoro, eh? Allora qui c'è una famiglia al completo, ma quasi al completo mascherata. Qui abbiamo un piccolo pinguino. Ciao, come ti chiami? Facciamo vedere quanto è carino. Come si chiama questo pinguino? Davide. Lo sai, Davide, che anch'io quando ero piccolo mi avevano conciato come te. Subivo questa cosa del pinguino. E il papà? Papà dovrebbe essere da lupo, ma insomma, vabbè. Abbiamo messo quello che abbiamo trovato. Lupo con gli occhiali. Ma il lupo c'è? Tu chi sei? Cappuccetto? Bellissimo, Cappuccetto Rosso. No, vi rendete conto che c'è scritto qui sopra Cassa delle Leccornie? Qui si sente profumo di leccornie, ma le leccornie... Frati fritti, pasta fritta... I frati fritti, diciamo che ho delle amicizie in alto loco e li ho già... No, l'ho già mangiato, è la fine del mondo, bimbe, i frati fritti. Ma le fai te, li fa la... No, li fanno di fianco, ci sono le cuoche. Basta seguire il profumo del bombolone. Mamma mia, che spettacolo! 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 Spettacolo, ragazzi! Bomboloni fritti, il cuore! Guarda qui, c'è un, mi si apre un mondo, mi si apre un mondo. Signora, come si chiama? Virginia. Virginia, che, come fate a resistere? Vieni qua, guarda questa cosa di bomboloni caldi fritti. Virginia è timida, anche lei? Sì, io... Ma come fate a resistere a non toccare nessuno di questi bomboloni? Come ha detto? E chi l'ha detto che non ci... È timida, ma l'amica della Virginia si ribella, eh?
Quanto tempo di frittura occorre? Ma 3-4 minuti. Capito. Sì. E signora, guarda, e dopo vedi come vengono belli. E poi non per nulla sono frati, eh. Sì. Il carnevale organizzato dal Don. Allora ci volete frati. La Virginia, vieni Virginia. Mi ha regalato il bombolone, è la mia preferita, la Virginia. Proprio un'associazione a delinquere del bombolone. Un'altra stanza dove avviene l'impacchettamento, è vero? Eh sì. Ma quanti ne avrà impacchettati di bomboloni? Ma un centinaio. E io penso un po' di più, signora, visto la cosa. Buon lavoro, bimbe! Grazie. Io adoro disturbare i presentatori quando lavorano e stanno parlando. Ciao, siamo su Di Luca. Ma allora, tu sei il presentatore ufficiale, avrai un nome? Sì, Cravattino. Cravattino. Così non so perché, onestamente. Allora, però devo dire che sono invidiosissimo del tuo costume. L'hai fatto da te, è una creazione di qualche amica, amico. No, è una creazione di qualche amica perché io non so tenere neanche ago e fila in mano. Però faccio finta che sia mio e guai chi me lo tocca. Ok, allora fra un po' arriverà la banda, sei impegnato, io lo so, stava parlando, eh. A me piace fare le incursioni, buon lavoro! Grazie, buon carnevale! E questo è un carro piuttosto simbolico perché dice Albi e Ami alla riscossa. Mi sa un po' di Don Peppone, di Don Camillo e Peppone. È vero. Abbiamo qui il sindaco di Porcari. È vero, però Don Camillo sono io, Peppone è lui. Come mai? No. No, senta, come mai il sindaco? Io sono Don Camillo. No, mettetevi d'accordo, ma. Ma sai. Fa un po' come la storia del film o andate d'amore d'accordo? No, si va d'amore d'accordo, via. Ma non è che vi picchiate ogni tanto? Per ora no. Allora, sindaco, che ne dice di questo bel carnevale, perché ho imparato, che ha organizzato insomma un po' la parrocchia? Questa è una festa di popolo straordinario. Ma io lo dissi l'anno scorso, perché l'anno scorso il parroco organizzò il carnevale con una mano sola. Ah, errore, ha detto carnevale, mi hanno fatto studiare. Carnevale. Perché era ingessato. Io lo dissi, il prossimo anno vedrete con due braccia quello che saprà fare. E in effetti avevo ragione. E invece il parroco che dice? Ma io mi concordo con quello che ha detto il sindaco, perché questo è un momento che veramente riunisce tutta la gente del comune, delle tre parrocchie, dell'unità pastorale. Perché ora Porcari ormai è un'unica parrocchia, e quindi è un momento veramente bello di incontro tra le famiglie, ragazzi, giovani, bambini. E i simboli, allora avete il ranocchio che riguarda... Ranocchio che è Porcari, è il simbolo di Porcari, poi il ciuchino che è il simbolo di Rughi e la luccia che è il simbolo di Padule. Quindi rappresenta un po' tutto il... Allora che dire, diamo inizio a questo carnevale. Diamo inizio al carnevale porcarese. Buon divertimento al sindaco e al parroco. E vai! 1, 2, 3... Carnovale! Viva! Bravissimi! E adesso abbiamo il secondo carro a Porcari. Secondo carro, che sì. Carro è questo? Questo qui è il carro che rappresenta quattro elementi. Cioè è terra. Terra, fuoco, aria e vento. Ok. Ah. Allora andiamo un pochino dietro a vedere chi c'è. Vai, vai. Qui intanto partano. Che partano, guarda, chissà. Guarda quanti che vanno sui quattro elementi. Questo che elemento è? Ma non, non avete studiato! Cos'è? Terra, acqua, mare, cielo? Coriandoli, tira i coriandoli, fammi sta cosa. Vai, su i coriandoli, su. Vai. Su, su. Vai. Come va il treno qui, ragazzi? Tutto bene? Sì. Tu chi sei? Un cavaliere un cavaliere mascherato? Sì. Sai, io ho un po' paura però, eh. Tu chi sei? La Trogrigia.
Zorro, vieni Zorro, c'è Zorro, questo è dei miei tempi, eh. Lo sai che sei vestito da Zorro? Un Zorro un po' moderno, eh? E silenzioso soprattutto. Ciao mamma. E il prossimo carro c'è? Sì, c'è sì, il prossimo carro. E tu sei? L'autista del carro. L'autista del carro. E che carro ci proponi? Peppa Pig e lo sport. Uè, Peppa Pig è il cartone animato che tira di più. Messo un po' in discussione all'estero, insomma. Sì, sì. Ma noi qui ci divertiamo con Peppa Pig. Certo. Allora vado dietro a vedere gli amici di Peppa Pig. Ciao. Ciao bambini, fate ciao a tutti! Ciao con le mani, con le mani! Allora, lo sai che sei sul carro di Peppa Pig? A chi è che piace Peppa Pig? A me! A chi piace? A te piace Peppa Pig? Ciao! Guarda, devi guardare quell'uomo là! Ma vuoi cantare? Io ti faccio anche cantare, guarda, a carnevale si può cantare, anche alle stelle finali. No. Questa è già principessa diva, eh? Vuoi fare la presentatrice? No. No, per carità. Ciao, anche io. Ciao. Allora facciamo con le mani. E adesso è arrivato il momento del terzo carro. Tu che rappresenti? Che carro rappresentavi? Praticamente è la parodia sulle tasse che ci portano via la casa. Casa mia, per vicina che tu sia, mi sembra badia, ma le tasse me la porta via. Mamma mia, come sarà sentito questo carro qui, eh? Sarà molto sentito, molto sentito. Meno male che i bambini non si rendono conto, forse. Meno male, forse. Allora vado a fare indagini dietro. Vai! Allora, volevo chiedere un po' a queste principessine, a queste api, se lo sanno che questo è il carro delle tasse, lo sai che questo è il carro delle tasse? Lo sai, Serena? Non ne vuol sapere nemmeno lei delle tasse! Voi lo sapete che è il carro delle tasse questo? Saluto, saluto. No. Ma tu le paghi le tasse, principessa? No. E no, giustamente le principesse non pagano le tasse. No. È vero che no, è certo. Guardiamo, c'è un altro bambino, vieni! Allora, tu le paghi le tasse? No. Come non paghi le tasse? Sei un evasore! Ma lo sai che sei sul carro delle tasse? No. Questi bambini inconsapevoli sono. Io non ci salgo qui sopra! Non ci salgo! Un trenino in pieno stile! Il trenino è il sogno di tutti i bambini! Se il trenino riesce a fermarsi! Che io sono anziano! Allora, chi è lei? Un capo... Carissimo capotreno, eh! Il capotreno! E questo treno che rappresenta qui al Carnevale Porcaretti? Ma questo treno rappresenta la gioia dei figlioli, di tutti i bimbi che giocano, che corrono e che guardano e si divertono. Ma si diverte anche lei, capotreno, vero? Non mi diverto più io di loro! Ma quello che è l'assistente capotreno? Assistente! Assistente, perché è importante nel treno! È importante essere in due sul treno! Io ora vado dietro a capire sul treno, c'è posto in questa locomotiva? No, voglio capire se c'è posto nella locomotiva, c'è posto? Saluto! Sì, dicono ciao, ma qui non mi fanno salire, siete contenti di essere sul treno? Certo! Certo, e però è carrozza piena, passiamo anche alla prossima carrozza per vedere se c'è posto per salire a tutto pieno. Tutto pieno, dice, quel papà è birbante là dietro, eh! Si può salire sul treno? Non mi fanno salire. Proviamo allora nell'ultima carrozza del treno. C'è la mamma che fa la foto del bambino. Qui ci sono, però non sono tante carrozze a sicurezza, eh? Non so questo qui dopo. Guardi là, guardi queste cose. Si può salire sul treno? No, nessuno mi risponde. È andata proprio così. Non mi rimane come nei film.
i cowboy di salire sul treno. Se ce la fa, non ce la faccio, non ce la faccio, perdo il treno. Corsaro, una corsarina? Sì. Perché ti sei vestita da corsaro? Perché ho guardato un film e mi ha ispirato, allora ho voluto. E ti eri innamorata del corsaro? Sì. E lo sapevo. E tu invece che sei, una principessa? Una dama. Una dama, ma lo sai, questo è un costume, sembra proprio da teatro, importante. Che te l'ha fatto? Io mi garbava. Gli piaceva, non c'è bisogno di tante spiegazioni. Poi c'è un gruppo di disperati, guardate che condizioni. Ora vi sembra di andare in queste condizioni davanti alle televisioni di tutto il mondo. No, 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 la telecamera vi istiga alla violenza. È meglio toglierla, non siamo responsabili. E soprattutto è meglio fuggire prima che tocchi a me. Carnevale a Porcari e anche animazione, DJ, vocalist. Divertimento, direi, balli. È da ormai una tradizione, siamo sempre noi qua con il nostro paese, i nostri bambini, i nostri amici, parenti. Allora, mi dite che voi girate, siete un gruppo che girate le feste, gli eventi, però quando si gioca in casa propria, nel carnevale, oggi è una giornata per voi di puro divertimento. È fantastica oggi, quando noi possiamo dare quello che abbiamo anche imparato, anche sbagliando, facendo, diciamo, i nostri errori, qui a casa nostra è sempre più bello. E loro chi sono, i ragazzi chi sono? Allora, loro sono Lorenzo e Tommaso. Lorenzo e Tommaso che sono impegnatissimi. Un saluto a Di Luca TV. Ciao Di Luca. Ciao. Ciao, e ora qui c'è un momento, stanno lavorando. Quindi... sì, gli imprevisti capitano anche a noi, siamo in diretta, è il bello della diretta. Allora ciao e in bocca al lupo per il vostro crepi lavoro. Crepi, grazie mille, ciao a tutti. Questo pomeriggio a Porcari ci siamo divertiti, abbiamo visto tanti bambini, abbiamo visto un'energia, il parroco, il sindaco, tutto quello che... e i bomboloni soprattutto, vi ho portato dentro a scoprire i bomboloni del carnovale di Porcari. Alessandro Martini qua dalla piazza bellissima di Porcari ha concluso. Ciao a tutti Porcari!